un'emozione così forte con la mia città, non l'avevo mai provata. Quattro mandati, una Muggia, poi sono uno dei pochi sindaci di centrodestra che ha portato alta la bandiera in Italia, insomma, beh, obiettivamente una gran bella soddisfazione. Ha temuto all'inizio, ha temuto quando sembrava ci fosse un testa a testa? Beh, ho sempre osato nella mia vita e ho sempre vinto, dopo naturalmente si può anche perdere, ma però non avevo grandi ansie. Nel senso che avevamo 16 punti al primo turno e non sono pochi 16 punti. Sì. Sulla bassa affluenza? Ma io non capisco perché mi chiedete sempre la bassa affluenza, cioè è l'affluenza di sempre. Cioè, nel senso, al secondo turno c'è sempre stata meno affluenza che al primo turno, normale. Sindaco, per la quinta volta, è un record, man. Beh, credo, sì. Mi ha telefonato tutti, da Matteo Salvini alla Giorgia Meloni a Berlusconi, insomma, sai quelle cose che oggi sono un po' l'eroe del centrodestra, così me l'hanno detto loro, non l'ho detto io, che sia chiaro. La buona amministrazione è stata premiata, faccio i complimenti a Roberto Di Piazza, che ha lavorato bene, sono contento che malgrado la situazione è difficile i cittadini l'abbiano premiato. Penso che dobbiamo porci un interrogativo, tutte le forze politiche, cioè la bassa partecipazione al voto, perché questo vuol dire che andiamo un pochino a ledere il principio democratico dove più persone votano meglio è. E quindi su questo saremmo contenti di metterci in discussione tutta la politica e di capire perché la gente non è andata al voto e come coinvolgere di più le persone. Presidente, a Trieste, secondo lei quanto ha inciso sull'affluenza la tensissima situazione degli ultimi giorni in città? No, non c'è dubbio che la tensione non abbia favorito la partecipazione. Detto questo, mi sembra che in tutta Italia ci sia stata una minore affluenza e quindi ragioniamo su quello. Non c'è dubbio però che chiaramente le tensioni non aiutano le persone a partecipare al voto e alla tornata elettorale. Trieste è diventata il simbolo della protesta no Green Pass. È preoccupante questo fenomeno? Beh, tutte le proteste nel momento in cui escono da una certa dialettica sostenibile diventa preoccupante. Però io penso che oggi Trieste sia anche diventata la capitale del centrodestra. Quindi in questo momento godiamoci questa importante vittoria di Roberto Di Piazza, che sono certo saprà trovare il modo per pacificare questa piazza che oggi non ha mostrato una bella tensione, cioè c'è stata troppa tensione e credo che questo sia soltanto una piccola parte relativamente alla protesta dei portuali, probabilmente soltanto il tempo ci spiegherà che cosa è accaduto in questi giorni a Trieste. Come Regione avete fatto tanti sforzi per far capire l'importanza di vaccinarsi, l'importanza di avere Green Pass per non ricadere in situazioni come quelle dei mesi passati, quindi ospedali con le terapie intensive piene, l'impossibilità di poter avere altri tipi di cure, altre operazioni perché appunto gli ospedali erano bloccati, non è stato recepito da queste persone? Guardi, io ho sentito urlare libertà. Per me la libertà è la vita e la vita in questo momento è gli ospedali, non sono i morti, non sono gli ospedali dove abbiamo visto migliaia di ricoverati, non sono le persone contagiate, non sono le persone chiuse in casa con il lockdown, la vita è tutt'altro e il vaccino è sicuramente il primo strumento che abbiamo a disposizione.